E allora ragazzi, un'altra grande e bella serata, un'altra partita da campioni d'Italia. L'Inter batte 3-1 la Roma, dominando soprattutto nel primo tempo. E primo tempo, secondo me, arrivati a un certo punto, il 2-0 stava anche stretto all'Inter che stava dominando in lungo e in largo. La Roma con questo tiro di Mkhitaryan poi trova il 2-1 e nel secondo tempo la Roma ha giocato di più, diciamo, e l'Inter trova il 3-1 in contropiede con un Hakimi. Mamma mia, cosa sei, Hakimi, devastante che regala. Guarda Lukaku, sa che Lukaku si deve sbloccare dopo 5 partite, 5-6 partite che non trova il gol, lo aspetta, gli dà la palla e Romelone fa il 3-1, quindi si conclude in festa. Ma andiamo per ordine, perché ovviamente dobbiamo parlare anche di quello che è successo in panchina, Lautaro, Conte, eccetera, eccetera. Ma io voglio partire dal pre-partita, dalle parole di Marotta. Ok. Avete sentito cosa ha detto Marotta? Allora, di me non vi volete fidare perché, nonostante i video che faccio, continuate a scrivermi tutti i giorni: Luigi, ma io sono preoccupato, Luigi, io sono preoccupato, Luigi, io sono preoccupato. Ragazzi, la date vinta a dei pagliacci patentati come Zazzaroni e non me ne frega niente di dirlo perché se lo merita. Se lo merita e se lo stramerita. Oggi sono andato a recuperare un articolo che fece nel 2019: l'Inter non ha soldi, l'Inter sta ridotta male, non può fare mercato. Nel 2019 sono arrivati Conte, Lukaku, Barella, Sensi, di tutto e di più è arrivato tutto il mondo, tutta la squadra dell'Inter praticamente nuova di quest'anno, di queste 2 annate di Conte, sono arrivati tutti da aprile 2019 fino ad oggi. Ad Hakimi, ad arrivare a tutti gli acquisti che abbiamo visto. Secondo quello l'Inter era la frutta, non aveva soldi, non poteva spendere, Conte era alla Roma. L'Inter non ha i soldi per Conte. Voi vi fidate di quello là, gliela date vinta a quello là. Allora non vi fidate di me, ma fidatevi di Marotta che vi ha parlato delle difficoltà che ci sono per l'Inter, ma ci sono per tutti quanti. Sono difficoltà, solo che all'Inter vengono ingigantite. Ragazzi, ci fracassavano i maroni quando l'Inter andava male, le cose andavano male. Figurarsi adesso che siamo campioni d'Italia. Uno, ci vogliono rovinare la festa e due, hanno paura che possiamo aprire un ciclo. Questa è la verità, ragazzi. Se vi fidate, bene. Se non vi fidate, amen. Detto questo, i problemi ci sono. Ma sono problemi che sono uguali per l'Inter o uguali per tutti gli altri. Difatti, i tagli che stiamo assistendo degli stipendi sono in tutta Europa. In tutta Europa, però all'Inter si spaccano i maroni. E beh, ovviamente. Ovviamente. Quindi Zazzaroni, a casa anche oggi, perché tu rosichi anche se l'Inter vince le partitelle così che ormai non contano niente. Invece rosica anche oggi. Beccati st'altre 3 pere e rosica anche oggi. Oh, e adesso parliamo un po' di questa partita. Allora, primo tempo, ragazzi, innanzitutto ho visto veramente una grande Inter nel primo tempo. Benissimo, Brozovic sontuoso nel primo tempo, veramente grande partita. Grandissimo gol, un'azione stupenda anche sta roba che poi mi ricordo che nei mesi prima di vincere, anzi nel periodo cruciale di vincere lo scudetto, non sapevano dove attaccarci e ci attaccavano sul gioco, no? No, ma l'Inter sì, vince, ma non ha gioco. Quest'Inter fa male al movimento calcistico, senza vedere poi le 8 partite che abbiamo fatto prima nel derby contro il Milan, partite dove abbiamo dominato e giocato anche un bel calcio, lì però tutto taceva ovviamente. Quando l'Inter poi si è messa a gestire un po' di più le energie e provato a giocare, ci attaccavano sul gioco. Quindi, come vedete, è tutto un attacco, cazzo, e poi ci cascate. L'Inter invece ha fatto dei gol bellissimi oggi, ancora una volta dopo contro la Samp. Il gol di Brozovic è un'azione stupenda, stupenda, meravigliosa, palla a terra. Darmian che Sanchez che viene fuori, si attira la difesa, allarga per Darmian molto bene, si riempie l'area, Vesino che si inserisce. Tutti lì a ridosso dell'area di rigore, Darmian fa una giocata bellissima perché lì un altro avrebbe sparato un cross in mezzo così a capocchia. Lui invece vede che la Roma si sta schiacciando, la dà a rimorchio a Brozovic che di piattone, tac, l'appoggia praticamente lì nell'angolino basso. Grande azione di Darmian, di Sanchez, di tutti i giocatori coinvolti e gran gol veramente di Brozovic che per me ha fatto un primo tempo sontuoso. Mamma mia, stupendo, veramente ha fatto un grandissimo primo tempo. Poi è arrivato il 2-0 con una grande giocata di Lukaku lanciato sempre in profondità. Qui si vede tutto quello che è Lukaku, perché potrebbe essere egoista in questo punto della stagione. Ha vinto lo scudetto, c'è una classifica marcatori da combattere, chissà. Lui invece po potrebbe andare da solo, aspetta Vesino a rimorchio, felicissimo per il gol di Vesino che l'inserimento ce l'ha. Oggi ha sfiorato anche la doppietta.
Gran gol di Vecina, rimorchio, e andiamo 2-0. Poi c'è stato questo 2-1 della Roma con Radu, che forse poteva fare meglio. Non è stato un tiro proprio irresistibile, era forte, lui voleva spingerlo, ma praticamente gli ha piegato le mani. Anche se in altre situazioni Radu per me si è comportato bene, ha fatto una bella uscita su Dzeko, ha fatto altri ottimi interventi, ha richiamato anche da dietro, un po' come fa Handanovic. Ovviamente lui lo fa più da giovane, quindi magari tante sfaccettature non le vede ancora dalla porta. Richiamava i compagni, dire vieni qua, scala qua, attenta al Shaarawy, va sul destro, va tutte queste indicazioni qua. Poi è arrivato questo episodio di questa sostituzione di Lautaro Martinez, che già leggo, già ovviamente, già me li vedo, beh. Questo è tutto terreno fertile per loro, vabbè, ma ci attaccano su delle cagate allucinanti. Immaginatevi voi se vedono due bisticciare. Ma cari pennivendoli, il fatto che loro bisticcino in questo preciso istante con l'Inter campione d'Italia, a me non può far altro che piacere, perché vuol dire che ci tieni, che sei ancora in tensione. Sei in tensione. Lautaro, per me, ha fatto anche bene ad arrabbiarsi, perché dice, cazzo, mi hai messo perché si fa male Sanchez e poi mi togli. Quindi da una parte capisco Lautaro, dall'altra parte capisco Conte, che non era il caso di reagire così, e doveva capire che di fianco a lui c'è Lukaku che magari necessitava di sbloccarsi, perché Lukaku non fa gol da tanto tempo e poi c'è la Juve tra 3 giorni. Quindi do ragione a tutte e due, e questo, anziché un segnale di spaccatura, per me è un segnale che vi fa capire che il gruppo ci tiene, il gruppo è unito invece. Questo sembra un segnale di spaccatura, ma il gruppo è unito, ci tiene alla vittoria. Ma quante volte, ragazzi, abbiamo visto dei giocatori incazzarsi per una sostituzione? Sempre, praticamente, sempre. Anche nomi importantissimi, allenatori importantissimi, ricordo un Guardiola Agüero, ad esempio, successo l'anno scorso, succede ovunque, però ovviamente adesso faranno titoloni su questa sostituzione, ma mi gioco tutto quello che volete, ragazzi. Mi gioco tutto quello che volete. Quindi a me fa piacere, perché vuol dire che hai vinto, sei campione d'Italia. Ci tieni a vincere le partite, giocando anche un bel calcio con la Sampdoria, 5-1 alla Sampdoria, 3-1 alla Roma, con i giocatori che hanno giocato bene, come Ranocchia, che ha fatto veramente oggi una grandissima partita, si è immolato su El Shaarawy, ha fatto praticamente, sembrava un volo d'angelo quello di Ranocchia, una grandissima chiusura, l'inserimento di Vesino che porta al gol, l'assist di Darmian, grandi giocate di Sanchez, come sempre, che poi si fa male, ci poteva stare un rosso per Santon, ci poteva stare un rigore su Pinamonti, che calcia, e poi il giovane della Roma gli entra in contrasto, lì ha rischiato molto secondo me, però ragazzi, ovvio che per quello che è l'importanza della partita comunque frega relativamente, ma l'Inter continua a dare segnali, l'Inter sta continuando a dare dei segnali, perché ste partitine, ovviamente le chiamiamo adesso partitine, ma sono comunque partite da onorare, e l'Inter le sta onorando al massimo, al massimo. Questo attrito che c'è stato in campo, che chi è stato in campo sa che sono robe che succedono, ma sapete quante volte mi ci mandavo io a fanculo con i miei amici, ma di tutto e di più, quando andavo a vedere gli allenamenti alla Pinetina, che c'era Mourinho, ma voi non avete idea Mourinho cosa urlava ai giocatori, figlio di puttana, dove vai, corre, a gente come Zanetti e compagnia, ragazzi. Beh, secondo voi quindi un episodio da campo, quello che succede nel campo, finisce là, quindi ovviamente gli altri adesso correranno a scrivere, ah, tensioni Inter, c'è questa tensione perché per gli stipendi, che poi è una roba che succede in tutte le squadre, però ovviamente sulle robe dell'Inter, ah, ci ricamiamo sopra, ricamiamo. Zazzaroni, gli abbiamo salvato la serata, Zazzaroni, perché adesso ci potrà ricamare su questa storia, dirà, ma sono chiare tensioni perché nell'Inter stanno succedendo robe strane, quindi questo è un chiaro segnale. Invece io ti dico, caro Zazzaroni e tutti sti pennivendoli del cazzo, vi dico che è un segnale molto importante che la squadra è in tensione, ci tiene ad onorare queste partite, quindi do sia ragione a Lautaro, da una parte che era incazzato per la sostituzione, perché un giocatore ti potrebbe dire, vabbè, ma tanto io il mio l'ho fatto, sono campione d'Italia, cosa me ne frega? Mi toglie dal campo, sì, va bene, non sono d'accordo, però non faccio storia. E si è incazzato, poteva evitarlo da un certo punto di vista, però mi fa capire che ci tiene. E Conte si incazza perché vuole dare un segnale alla squadra di tensione, oh qua,
Ok, sei entrato, siamo campioni d'Italia, però la prestazione di Lautaro non è stata granché, come non è stata granché anche quella di Lukaku, però poi se andiamo a vedere, Lukaku comunque fa gol e assist, quindi in un modo o nell'altro è stato comunque decisivo anche nella partita di oggi. Quindi ragazzi, felice perché l'Inter continua ad onorare gli impegni da campioni d'Italia, quindi benissimo così, e io me la godo. Io me la godo e sono tranquillo. Me la godo e sono tranquillissimo. Sentite le parole di Marotta, se non vi volete fidare di me. Ma questa è la realtà, ragazzi. È una realtà difficile, siamo d'accordo, ma per tutti i club del mondo, non solo l'Inter. Ragazzi, parola a voi. Iscrivetevi al canale, lasciate le commentate, condividete, fatemi sapere tutto quello che vi pare sulla partita, ma sulla situazione Inter, se le parole di Marotta vi hanno un po' rassicurato. Un saluto a tutti, amici. Sempre amala e bravi ragazzi che continuate a lottare, continuate a onorare gli impegni. Io mi ricordo frasi del tipo quando l'Inter si giocava un piazzamento Champions anni fa e abbiamo mollato. Cazzo, qui non si molla da campioni d'Italia. Questo è un segnale che deve rendere orgogliosi i tifosi dell'Inter. Io questo voglio sentire, questo voglio sentire. E godiamoci ancora questo scudetto perché non tutti se lo stanno godendo per colpa dei pennivendoli, ma è colpa anche vostra, ragazzi, perché vi fate influenzare. È colpa anche vostra, perché vi andate a fidare di uno che ci butta merda addosso da anni, e date ragione a lui. E vi ho portato i fatti che nel 2019, prima di Conte, prima di Lukaku, prima di chiunque, il suo giornale fallito scriveva che l'Inter non aveva un centesimo, non si potevano permettere investimenti, rinnoverà Spalletti, Conte andrà alla Roma, poi è arrivato Conte, Lukaku andrà alla Juve. Così è andato a finire. Un saluto a tutti, amici. Sempre, sempre amala. Ciao ragazzi.